aspetta sul posizionamento dei 5 Stelle in Europa. Quando siete venuti a Bruxelles la prima volta avete fatto un'alleanza euroscettica con Farage, il referendum sull'euro, eccetera, eccetera. Oggi lei parla di un possibile ingresso nei Verdi, incontra Ursula von der Leyen. Cos'è cambiato? Vi siete sbagliati per 10 anni? Mi sembra evidente, stiamo parlando con i Verdi, secondo lei cos'è? È certo che era un errore, ci sono stati degli errori di gioventù, ci possono stare, no? Un errore di gioventù. Così Giuseppe Conte, il presidente del Movimento 5 Stelle, ha definito l'alleanza euroscettica, con la quale il Movimento ha esordito qui a Bruxelles, al Parlamento Europeo, nel 2014. Proprio nel 2014 i 17 eurodeputati eletti col Movimento 5 Stelle hanno formato un gruppo unico con i deputati dell'UKIP, ovvero gli euroscettici britannici, che guidati da Nigel Farage, il padrino del Brexit, trascinò il Regno Unito fuori dall'Unione Europea. Proprio Farage, a pochi mesi dalle elezioni, nel luglio 2018, mi raccontò in un'intervista un po' informale, fuori dalla Commissione Europea, in un bar addirittura, che avrebbe invitato volentieri Beppe Grillo a Londra a bere una pinta di birra e a parlare di politica e della vita. And what about another Italian movement, the Five Star Movement? That's great stuff. I think it's great. I mean, it's exciting. It's modern. Proprio dopo le elezioni fra Farage e Beppe Grillo si instaurò un rapporto molto particolare all'insegna dell'euroscetticismo più duro. Ricordiamo, erano gli anni del referendum contro l'euro, ad esempio. Che cos'è questa Europa che io e il signor Farage vogliamo veramente semplificare e vogliamo informare i cittadini di che cos'è questa struttura che cambia la vita a milioni di persone e la cambia in peggio. Però a noi giornalisti qui a Bruxelles, gli eurodeputati dell'UKIP e del Movimento 5 Stelle non potevano sembrare più diversi. Quelli dell'UKIP, come tutti gli euroscettici duri e puri, non lavoravano sui dossier del Parlamento Europeo oppure cercavano di boicottarne i lavori addirittura. E invece gli eurodeputati dei 5 Stelle lavoravano molto, facendo anche quello che avrebbero dovuto fare i propri colleghi euroscettici. Arriviamo nel 2016, l'anno della Brexit. Nel 2019 gli eurodeputati britannici se ne vanno e lasciano quelli dei 5 Stelle orfani, tant'è che alle nuove elezioni, appunto, del 2019 non riescono nemmeno a formare un nuovo gruppo politico perché non ne hanno i numeri e cadono nel limbo dei non iscritti. Il problema dei non iscritti è che sostanzialmente qui al Parlamento Europeo non toccano palla, non gli vengono assegnati dossier importanti, non hanno voce in capitolo nelle negoziazioni che contano, insomma non gli viene data la possibilità di lavorare. A dire il vero, da allora tentativi di entrare in un gruppo politico ce ne sono stati tanti, ma nessuno ha portato ad alcun risultato, soprattutto col gruppo dei Verdi, coi quali gli eurodeputati dei 5 Stelle sembrano avere più cose in comune, ad esempio le politiche sull'ambiente, le politiche sociali e tanto altro, ma non ce l'hanno mai fatta, soprattutto a causa di una certa diffidenza, diciamo, di alcune delegazioni nazionali del gruppo dei Verdi, come quella tedesca, che non gli ha mai perdonato il passato euroscettico, e una certa alleanza di governo con la Lega, nonché determinate posizioni un po' ambigue su tematiche come l'immigrazione. Eppure qualche anno fa 4 eurodeputati dei 5 Stelle sono usciti dal Movimento e sono entrati come indipendenti nel gruppo dei Verdi. Ecco come uno di loro, Ignazio Corrao, mi ha spiegato all'epoca i motivi di questo cambiamento. Cioè, noi siamo stati eletti sulla base di un lavoro fatto negli anni che era molto incentrato sull'ambientalismo, sull'innovazione nel campo della politica, anche la democrazia diretta. Chi ha negoziato l'ingresso? L'ha negoziato con l'idea che il Movimento 5 Stelle dovesse appoggiare quelle istanze del partito di Farage, no? Di UKIP, che venivano qui sostanzialmente per dire che dovevano uscire, mentre noi siamo venuti qui comunque per lavorare. La soluzione congeniale sarebbe stata quella di negoziare ed entrare nei Verdi come intero movimento nel 2014. E adesso cosa succede? Beh, Conte ha detto che stanno continuando i negoziati che durano in realtà da tanti anni ormai, però si è detto abbastanza ottimista. C'è sicuramente un confronto con i Verdi perché c'è una consonanza per quanto riguarda soprattutto la direzione della giustizia ambientale e della giustizia sociale. Però attenzione che anche dall'Italia possono esserci delle obiezioni, diciamo, all'ingresso dei 5 Stelle all'interno del gruppo politico del Parlamento Europeo, ad esempio dai Verdi stessi che nei giorni scorsi, dal partito dei Verdi italiano, che nei giorni scorsi non si è detto non d'accordo al loro interno perché del gruppo politico al Parlamento Europeo dei Verdi, ovvero dei Greens europei, fanno parte loro e sostanzialmente per motivi di politica interna non vogliono
convivere con i 5 Stelle all'interno della stessa famiglia europea. Insomma, staremo a vedere se l'ottimismo di Conte sarà verificato dai fatti nei prossimi mesi in vista delle elezioni del 2024, ovvero se quelli che saranno i prossimi eurodeputati a 5 Stelle riusciranno finalmente ad entrare in questo gruppo che effettivamente gli assomiglia di più, ma che fino adesso è stato un po', diciamo, impermeabile ai loro tentativi di avvicinamento. Staremo a vedere se, come si diceva una volta, questo matrimonio sa da fare.